Utente di YouTube, rieccomi. Che dirvi? In questi giorni un po' concitati, mi sono un po' ritirato da tutto il resto per potermi concentrare un po' sulla mia vita, che diciamo così, ha avuto momenti più importanti da dover, diciamo così, gestire. Ma oggi torno a voi con un argomento, sempre secondo la mia opinione, su un argomento che ho letto sull'home page di Yahoo. Pare che in Sudafrica, dove è arrivata quella piaga mediatica che io definisco piaga, che si chiama il Grande Fratello, The Big Brother per gli americani, l'occhio onnisciente della telecamera che scruta dappertutto e tutti in una casa. E dove pare che una donna sia stata picchiata da un uomo e costui non abbia subito alcuna sanzione per quello che ha fatto. Ora, detto fra di noi, a parte l'atto deprecabile che ha commesso questa persona nei confronti di quest'altra, direi che in Sudafrica hanno bisogno di tutto, ma meno che del Grande Fratello, detto fra di noi. E qui torno a parlare di una cosa che probabilmente molti hanno dimenticato tempo fa, ma l'ho trattata già. Cioè, ci sia realmente bisogno, di fare in questi paesi come il Sudafrica. Ci sarebbe da ristabilire una forma di democrazia un po' più coerente, un po' più umana, innanzitutto. E bisognerebbe anche cominciare a portare una forma di politica che non sia simile a quella di questi altri paesi del nostro caro Occidente, dove praticamente la corruzione la fa da padrone, intendo in Sudafrica. E seppur è finita l'apartheid nell'89 con la liberazione di Nelson Mandela, ci sono ancora parecchie lacune da dover colmare. Una di queste è proprio i diritti che hanno le donne nei confronti degli uomini di quel paese, di quella nazione. Vedete, io sono dell'opinione che questa società stramalata, ormai sulla via del declino, che è inesorabilmente portata verso una sorta di autodistruzione, vi dà l'idea di cosa stia realmente diventando, cosa stia alla fine accadendo. C'è una sorta di anestetizzazione morale di quelli che sono i principi secondo cui una civiltà, una società che si definisce progredita dovrebbe vivere, e pare che qui l'unica cosa che vada avanti invece imperterrita, come ha sempre fatto, è l'ignoranza umana, che quella purtroppo
ahimè, continua ad essere una costante nella nostra società o nell'attuale civiltà umana. Chiamarla civiltà è un pochino particolare come parola, come definizione, anzi, perché civitas o civile o civitas vuol dire praticamente una sorta di agglomerato urbano o meno, organizzato secondo regole e principi a cui tutti sono tenuti ad attenersi. Ma a me mi pare che qui sempre di meno la gente si attiene anche ai più semplici di questi principi, quali il rispetto, la comprensione e quant'altro. Allora io mi domando, cosa significa in realtà progresso in questo contesto storico? Che cos'è il progresso? Se non una parola che è completamente svuotata del suo stesso significato, o meglio, progredire sotto l'aspetto prettamente tecnologico, almeno all'apparenza, per poi in realtà rimanere le bestie che siamo sempre stati, gli animali mossi dall'istinto che siamo sempre stati. Vedete? Detto fra di noi, la cosa non mi stupisce alquanto, per il semplice fatto che siamo sempre stati delle bestie. E quindi lontani da ogni logica. Che poi oltretutto si porti una stronzata come il Grande Fratello in Sudafrica, mi sembra veramente una gran coglionata. Il Grande Fratello. Mettere 8 coglioni dentro un tugurio come quello che ho visto, per scannarsi per poche, forse poche migliaia di dollari. Questo vi dà l'idea di quello che veramente sono. La macchinetta è già pronta e puoi sempre fare il caffè se vuoi. La mia macchinetta del caffè. E per questo che vi voglio, cioè, con questo che vi voglio dire. Bisognerebbe stare attenti a parlare di civiltà e di progresso in questo contesto storico, proprio perché non ne vedo, non c'è nessuna evoluzione in realtà. Bestie eravamo, bestie siamo e probabilmente bestie rimarremo. A voi, miei cari signori.